Ciao ragazzi, oggi vi porto con me a questo raduno organizzato dal gruppo Vivo per la Pesca, un evento dedicato ai bambini, e vediamo di parlare con gli organizzatori. Vi faccio vedere un po' l'evento, come si svolge, e vedremo anche se hanno fatto qualche bella cattura. Venite con me. Allora ragazzi, abbiamo con noi stamattina Luca Meola, che ecco, è un grande esperto del settore, un grande appassionato, e chiedo a Luca due parole per non rubargli troppo tempo in merito a questo evento. Allora, sono stato onorato di partecipare a questo evento, e pure perché spinto dalla nobiltà di poter far avvicinare i bambini alla pesca, che è una cosa bellissima, no? Perché purtroppo mancano le nuove leve, quindi l'evento era proprio teso a far innamorare questi bambini alla nostra bellissima passione che è la pesca. Infatti, questo dicevo prima, ho detto due parole su questa manifestazione. Oltre ai bambini ci sono anche tante bambine, sì, mamme. Le mamme, quindi oltre alle aspettative, devo dire, mi ha fatto davvero piacere, perché era stato spinto sui social per sensibilizzare e la risposta è stata oltre al positivo, quindi sono felicissimo di questa che è stata la risposta, e lo dicono le immagini, ecco, quindi siamo qui adesso, sarebbe dovuta già terminare, ma mi sa che ci dobbiamo prolungare di mezz'ora, quindi va bene così. Ok, ringraziamo Luca. Ringrazio per la sua voi. Disponibilità, e lo invito nuovamente su Planet Spin. Ci sarà, abbiamo tante cose da fare. Bravissimo. È solo quello, e quindi a breve troveremo pure questo incastro. Buon mare a tutti. A dopo ragazzi, grazie a voi. Sembra super impegnato il nostro Rino. Grazie ragazzi. Guarda qua chi ci abbiamo, gli organizzatori, sì, fondamentali ragazzi di questo evento. È vero. Buongiorno. Anche Massimo, eccoli buongiorno qua. Buongiorno a tutti. Insieme a loro ragazzi, sono tre anni che volevamo organizzare questo evento. Ci siamo riusciti, penso che abbiamo fatto del nostro meglio per portare tutti questi bambini e il sociale, la terza generazione che manca proprio nel mondo della pesca. Speriamo bene di poterne organizzare tantissimi altri. Certo, grazie alla soddisfazione enorme. Il gruppo Vivo per la Pesca è stato capace di fare questo evento in una maniera straordinaria. Questo grazie soprattutto a tutte le persone che ci hanno partecipato a questo evento. Un bacio veramente forte. Allora, io ho detto qualche parola con Luca Meola prima, sì, dove ci siamo sorpresi anche della presenza di bambine, sì, mamme. Sì, sì, quindi queste qua sono belle cose, sì, che mai viste, sì, prima. Ma questo qua è un vostro merito. grazie veramente. Okay. Ne siamo veramente onoratissimi. Onoratissimi, veramente, per la presenza di tutti quanti che hanno partecipato. Un grazie di vero cuore. Adesso ci sono delle presenze politiche, il sindaco di Giugiano, c'è il presidente dell'ente regionale del Lungomare di Castelvetturno e di Ligola, grazie pure a loro per questa manifestazione. E un grazie va a tutti
tutto lo staff del gruppo Viva per la Pesca. Verissimo. Perché ragazzi sono 5-6 mesi che ci stiamo tornando. Lavoro veramente intenso, per sì. tutti quanti voi. Ho seguito sia tramite i social, ma anche nei negozi di pesca, sì. anche dalla gente, tra poco vedevamo le locandine anche nei supermercati. ovunque, ogni presente. Fatto un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor che hanno partecipato a questo evento. Da Sossio Capasso a Blue Marlin, Ivano Calandri, Giorgio De Gregori, cioè ragazzi, Marcello Zazzaro di Punto Sportivo. Planet Spin. Anche grazie alla tua presenza, siamo stati veramente un onore anche per noi averti qua. Ragazzi, noi abbiamo fatto tutto il possibile per farvi stare bene. Speriamo di avere ottimi risultati. Grazie veramente di cuore a tutti, ragazzi. Grazie. Allora lasciamo Massimo e Rino, li ringraziamo per la loro disponibilità, per il tanto impegno in questo settore. Okay, grazie. Okay. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi. Bacio e vamos. Vamos. Sono molto onorato di avere con noi qui su Planet Spin in questa giornata Christian di Pesca Amore. No? Buongiorno, una buongiorno figura a tutti. Storica della ormai buono. Della pesca in Campania. Troppo è buono. Vero? Io lo seguo dai social. Idem. Abbiamo promesso di fare qualcosa insieme. Certo. Non c'è stata mai la possibilità, ma sicuramente ci sarà il lo faremo, futuro. Certo. Tu fai perché no? Galleggianti. Certo. Ho visto fai anche delle montature. Sì. No? Fai un po' quest'anno tutto. Anche a canna da pesca. Anche canna da pesca. Quindi. La sacrale! Spoileriamo anche qualche novità qui. Ma che c'è più da spoilerare, perché la sacrale ormai è conosciuta in tutto il mondo, la utilizzo io. Mamma mia, come piega bene la sacrale, scusate ma dovevo dire. È terribile. Volevo farti qualche domanda su questo evento, come ti è sembrato, come sta andando, ha rispettato le aspettative? Io ti dico la verità, penso che questo evento ha superato le aspettative, pure perché è sempre bello puntare sui giovani. I giovani, io ho sempre detto che sono il futuro, ma il futuro un po' su tutto, sia sulle passioni, ma anche nella vita. Poi, ecco, magari estrapolare qualche ragazzo da qualche contesto difficile e inserirlo dentro una passione che può, tra virgolette, salvarlo dalla situazione, perché no, è sempre una cosa bella. Sì, è molto importante il messaggio di oggi, certo. che è rivolto sicuramente alle nuove generazioni di pescatori, per tralasciare un po' quello che è il nostro messaggio, e anche bravo. Il testimone, bravo. Testimone alle nuove generazioni, però ecco è vero, è un contesto difficile, basta certo. uscire fuori da questo che è un po' un'isola felice per trovarsi bravo. In un contesto davvero particolare qui nella zona di Varcaturno, certo. ma è la stessa cosa. Bravo. Un po' nelle periferie di Napoli, ma, nelle periferie dell'Italia, di ogni città, perché ci stanno situazioni un po' difficili in tutta Italia. A volte si punta sempre a parlare solo del sud, ma il sud sta in tutta Italia, quindi al finale ci stanno problematiche un po' dappertutto. Come diceva mia nonna, non c'è un altare che non c'ha una croce, quindi è un proverbio romano. Ma è in tutto il mondo. Allora, diciamo che per quanto riguarda lo sport, le istituzioni dovrebbero fare qualcosa anche per sensibilizzare la pesca. Certamente. Perché anche la pesca è uno sport, non è riconosciuto come il calcio, non è riconosciuto come altre attività sportive, però ecco, visto anche la risposta delle famiglie, dell'utenza, del pubblico. Giusto. Ed è uno sport che la maggior parte delle volte, come tanti sport importanti, può essere una disciplina. Che ecco, aiuta un ragazzo a disciplinarsi dentro una tale situazione che poi lo può usare anche nella vita di tutti i giorni. Diciamo questo che ti forma sia dal punto di vista tecnico, pratico dello sport che fai, ma anche psicologico, che è importante. È un po' tipo la vecchia leva nostra quando facevamo i militari. Brava. Solo questo è un po' più. Ormai si sono perse queste cose qua, bravo, e quindi è giusto fare delle cose alternative. Certo, giusto. Allora ringrazio nuovamente Christian, l'invito è rivolto a seguire i nostri contenuti su Planet Spin e giusto. Di creare anche qualcosa insieme. Seguite Planet Spin, mi raccomando. Ciao Christian. Ciao, grazie. Allora ragazzi, siamo in chiusura di questo bellissimo evento, abbiamo conosciuto
sia vecchi che nuovi amici, ed è stato davvero interessante vedere i nuovi talenti, le nuove generazioni della pesca in Campania, e ringrazio tutti gli amici Massimo e Rino tra tutti per la loro disponibilità, per la loro pazienza anche e per la loro tenacia e costanza a organizzare un evento davvero davvero eccezionale. Grazie a tutti per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo, come sempre, su Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!